Ah, sembra che siamo già pronti per partire. Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professore. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato... Oh, Eleazar! George! Per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... Meglio non parlarne qui, Eleazar. Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea! A meno che al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto. Dopo di te. Non torno al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. Fortuna ti ho incontrato prima della partenza. Giusto in tempo. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. A scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. E nemmeno io. Infatti, siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Beh, non potevi avere un mentore migliore. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Il signor Osric è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Sì, l'ho letto. Non tutti concordano sulla pericolosità di Ranrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è stata tua moglie, Eleazar, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam? Ma come... Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più inviato nient'altro, Eleazar. L'ha portato il suo gufo, ma senza una lettera. Posso solo presumere... Che se ne sia liberata in fretta, per proteggerlo. Probabilmente da Ranrock. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra metallo goblin. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Non lo vedo. Per la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta! Come on.
Resisti! Va tutto bene? Sei ferito? Solo un poco. Tieni, ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Cos'è successo? Povero George. Non ci credo che... Che diavolo gli è preso a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore? Signore? Dove siamo? Non ne ho idea. Ma quella che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Lo farò. Ma restami accanto. Non sappiamo chi ha creato la passaporta. O perché. Ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine? Lei pensa... Che la passaporta servisse a portarci qui? Sì. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un sentiero, anche se abbandonato. Fa attenzione! Passaporta che ci ha portati qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia antica. Magia antica? Sì, una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata dimenticata. Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Non so come si è entrati in possesso della passaporta, ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero. Di qua! Ma perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. È ghiaccio? Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro!
Eccellente! È stato un po' più scomodo del previsto. Il tuo lavoro di bacchetta va migliorando. Grazie, signore. Ah, lassù! Ci siamo, è poco più avanti. Tieniti forte. Preparo. Siamo quasi! Perché costruire una cosa del genere? Per tenerla segreta, sospetto. La porta ci ha portati qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Professore, qui c'è un intaglio murale. Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante. Professore, questa statua... Forse questa era casa sua. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Cos'è? Professor Fig! Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta.
Il nome di Merlino. Cosa? Per Godric. Dove siamo? Non ci credo. Scusi? Non può essere. Solo un attimo, Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Da questa parte. Stammi accanto. Dopo di voi. Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle. Quante camere blindate ci sono qui? Centinaia. In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste camere sono le più recenti. Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringot? Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco o molto potente, o entrambe le cose. Prendete un bel respiro. Cosa? Quella cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Conosce già la cascata del ladro? No. Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Di quanto scenderemo? La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Mettetevi comodi. C'è molta strada da fare. Camera 12. Ah, che giornata, eh? Prego, avanti. Quella guardia emetteva un bagliore. Come il contenitore della passaporta? No, più scuro. Ne ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Eccoci qua. Quando è stata l'ultima volta che sono entrati qui? È da secoli che un goblin occupa la mia scrivania. In tutto questo tempo, nessuno l'ha visitata. Fino a oggi.
grazie dell'aiuto. Professore, cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12 e poi... Un attimo! Buona fortuna. Professore? Questa non me l'aspettavo. Fammi riflettere. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Ho visto qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Una porta? Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Fai strada tu. Lumos! Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarcela. In che senso dovremo sudarcela? Pensa che questa sia una specie di prova? Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Stammi accanto. Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire. Non dalla Gringot. Vedo qualcosa più avanti. Cos'è? Ancora quel bagliore, ma a terra. Revelio. Lumos! Che è successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Sì, signore. Sto bene. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento. Quella statua. Quale statua? Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Revelio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Sì, il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo, quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dovresti lanciare Lumos. Lumos. Ben fatto! Ora il riflesso si sta girando verso di me. Segue la luce, quindi. Attenzione! Proteggiti!
Consiglio! Descendo! Depulso! Depulso! Descendo! Consiglio! Consiglio! Stammi accanto! Lumos! Professore? Professor Fig? Professore, dov'è finito? Si mette male. E ora dove dovrei andare? Che succede? Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Ah, è qui che volevano portarmi. Di nuovo quel valore. Lumos. Revelli, dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Lumos! Devo allineare queste statue con il loro riflesso. Temo di non avere altra scelta. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Eccoti qui. Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so. Ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Non è una bacinella. È un pensatoio. Per vedere i ricordi.
Mi chiedo... Fa come me. Tutto pronto. È nascosta bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire. Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà a Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì. E se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. E quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia? Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale, ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi... Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non lo... Non ho pazienza per i traditori. Ora, dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. Va tutto bene? Sì, signore. No.
Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Ora devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronto per la cerimonia? Phineas Nigellus Black. Preparati a incontrare il preside. Fig, grazie per averci raggiunto. Lo smistamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora basta! Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare. Benvenuto, sei giusto in tempo. Siediti pure. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti, con certe aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di iniziare a esplorare Hogwarts e il mondo intorno al castello. Bene. Molto si può scoprire con uno spirito avventuroso. Ma anche i professori hanno diverse cose da insegnarti. Chissà. Avverto qualcosa in te. Un senso di... di cosa si tratta?
il desiderio di apprendere. Mi piacciono i rompicapi e credo di avere una mente elastica. Sei molto intelligente. Rifletti lucidamente su ciò che invece può lasciare gli altri perplessi. E hai una mente scattante, impari in fretta. Forse appartieni a Corvo Nero. Ti unirai a Corvo Nero! Ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Che entrata in scena! È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una bella sfida, ma sono certa che sarai all'altezza. Sì, professoressa. Questo è l'ingresso alla sala comune di Corvo Nero. Per entrare dovrai risolvere un enigma. Temo che non sarò di grande aiuto. Questo tipo di cose mi ha sempre confusa. Chi ha vissuto di più? Fantasma o poltergeist? Fantasma o poltergeist? Un non essere. Non è mai stato vivo. Ben fatto. Ora, entra e vai a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla tua prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune. Vediamo che succede ora. Questa lo è. Voglio trovarle il posto perfetto. Un posto che le piaccia. Ma non so proprio dove metterla. Per tutte le gobbiglie d'oro, voglio che sia felice qui. Gobbiglie d'oro? È un mio modo di dire. Ho portato questa piantina di dittamo da casa e vorrei trovarle un posto che le piaccia. Incredibile il dittamo, eh? Enormi proprietà curative in una pianta così piccola. Ho un debole per le piante, come puoi vedere.
Piacere di conoscerti. Sono Samantha. Piacere, Samantha. Il dittamo si usa nella pozione rigeneratrice? Proprio così! Qualcuno qui ha ripassato pozioni, vedo. In realtà è il professor Fig ad avermene parlato. Ah, è vero! Hai studiato con lui prima che iniziasse l'anno. Persona enigmatica, Fig. Insegna teoria magica, eppure sembra molto esperto anche di pratica. Il professor Fig sa molte cose su diverse forme di magia, diciamo. Beh, spero non ti abbia parlato solo della pozione rigeneratrice. Avrai molto da recuperare, suppongo. È pratica comune per gli studenti coltivarsi i propri ingredienti? Oh, sì. In effetti la Allium, l'insegnante di erbologia, ci incoraggia a farlo. E non credo che a Sharp, l'insegnante di pozioni, interessi da dove provengono gli ingredienti. L'importante è che le pozioni siano perfette. L'affinità per l'erbologia non è più da Tasso Rosso che non da Corvo Nero? Normalmente sì, ma è una cosa di famiglia. A casa abbiamo un campo pieno di queste piccolette. Diciamo che l'erbologia è ben radicata in me. È stato un piacere, Samantha. Buona fortuna col dittamo. Grazie! E in bocca al lupo anche a te per il tuo primo giorno. Va bene? Ora respira. Ma ciao! Vuoi dare un'occhiata anche tu? Di giorno non si vede granché. Beh, tranne stelle come Sirio, Canopo, Vega e Arturo. Io sono Amit. È un piacere averti a Corvo Nero. Non ho mai conosciuto qualcuno che abbia visto un drago così da vicino. Non che lo consigli, francamente. È un piacere conoscerti, Amit. Deduco ti piaccia l'astronomia? Oh, sì. C'è così tanto da imparare dalle stelle. E poi adoro l'aria aperta e il cielo notturno che sovrasta la torre. Ti rinvigorisce. Ti piacerà studiare astronomia. La professoressa Shah è molto competente. Spero di avere astronomia tra le lezioni. Sembra interessante. Buone notizie per te. Astronomia è una materia obbligatoria al quinto anno, quindi la farai sicuramente. Vedrai che la torre ti stupirà. Un telescopio di qualità può mostrarti cose che non immagini neanche. Immagino ci vedremo in classe, allora. Sì. Oh, a proposito, meglio non fare tardi alla prima lezione dell'anno. Non c'è nulla come l'odore di una pergamena nuova, non trovi? Ci vediamo! Bisogna solo attendere il momento giusto. Un attimo, sta a guardare. Ma cos'è? Qualcuno ha tirato una caccabomba. Andiamocene. Non era proprio la reazione che mi aspettavo, ma pazienza. Cosa speravi accadesse? Speravo di alleggerire un po' l'atmosfera. I Corvo Nero sono sempre un po' nervosi il primo giorno di lezione. Io sono Everett, a proposito. Sembri decisamente calmo rispetto ad alcuni degli studenti qui, nonostante il viaggio turbolento. Sono felice di essere qui. Non vedo l'ora che inizino le lezioni. Ottimo! Mi fa piacere. Non c'è motivo di essere nervosi. Molti dei professori qui sono severi, ma giusti. Voglio dire, i miei scherzi vanno ben oltre le semplici caccabombe, eppure sono ancora qui. Un attimo, hai detto che molti professori sono severi, ma giusti? Ah, proprio così. Ma lascerò giudicare te. Io tendo sempre a oltrepassare un po' i limiti. Meglio che mi dilegui prima che scoprano che ho lanciato io la caccabomba. È stato un piacere. Anche per me, Everett. Ehi, nuovo arrivo. La professoressa Weasley è qua fuori che ti aspetta. È meglio che ti sbrighi. È il nuovo arrivo del quinto anno. Buongiorno! Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici.
E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Superare i gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ecco qui! Che cos'è? È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Da questa parte. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Perché non lanci Revelio su questo busto e vedi quali informazioni ha? Revelio! Ingegnoso, vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa, dentro e fuori il castello. Non perdiamo tempo, devi andare a lezione. Tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Thank you.
Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello.